Non importa se sei magro o grasso. Cosa conta se sei alto o basso? Se vuoi divertirti fai come noi. Puoi dirlo Pig? Puoi dirlo Small? Aggrappati, poi dondola e salta su. Nasconditi, scivola e salta giù. Lanciati nel cielo e volare potrai. Grande o piccino è uguale, vedrai. Se vuoi divertirti fai come noi. Siamo Pig e Small, siamo qui per voi. La mia amica lucciola. Piano, piano, ci siamo quasi. Ancora uno sforzo, ancora uno sforzo. Attento, attento adesso. Fai attenzione, fai attenzione. Non voglio salire lassù a riprenderti. Ma dove siete? Oh, eccole lì adesso, vi prendo. Non scappate, no, non scappate. Ci sono, ne ho presa una. L'ho presa. Ne ho presa una, ho catturato una lucciola. Big, guarda! Guarda che cosa ho preso! Ne ho presa una, Big, ho preso una lucciola! Hey Big, guarda! Ma ne hai presa una anche tu? La mia probabilmente è la più bella di tutte. Veramente ne ho presa più di una, sono dappertutto, non sono bellissime. E adesso che cosa si fa? Le portiamo a casa con noi? Le mettiamo nella camera degli ospiti? Non so se a casa si troverebbero bene. Forse dovremmo lasciarle libere. Cosa? Stai scherzando, vero? Non le puoi liberare adesso. Le hai appena catturate e non avrebbe alcun senso. Ce l'ha, invece. E poi domani potremo catturarne delle altre. Se vuoi bene a qualcuno, devi lasciarlo libero. Se ritornerà da te, ti apparterrà per sempre. Ma se non torna... Oh, ti prego, non lo fare! Va bene, Big, ho capito. Ritorna pure quando vuoi! Guarda che noi abitiamo in quella casa laggiù! Mi troverai lì! Torna presto! Volte che trovo qualcuno da tenere qui con me, devo sempre lasciarlo andare via. Questo non è giusto, Big. Questo non è proprio giusto per niente. La puzzola Lele stava dentro un baule, ma una notte scappò e mai più ritornò. Vanna la balena mi faceva così pena, nello stagno confinata, non ci stava ed è scappata. Continua a rigirarmi, non posso addormentarmi, sono triste perché voglio stare con te. Ritorna il più presto da me. Ricordo l'alcio Orazio, non aveva molto spazio, non poteva camminare, l'ho dovuto liberare. Sei ritornata a casa. Big, svegliati. Ehi, su, svegliati. Ehi, Big. Dove sono? Che succede? Guarda la mia bella lucciola. Chi? È ritornata a casa. Me lo sentivo. Vuole andare nella camera degli ospiti. Vieni da questa parte, lucciola. Ora te la mostro. È una stanza molto carina. C'è anche il cuscino. Oppure, se preferisci, puoi rimanere in questa stanza. Per te andrebbe bene, Big. Sì, non c'è problema. Ehi! Io non credo che cerchi una stanza. E allora che cosa può volere, non ne Big? Ne sono sicuro. Ma è possibile che stia cercando di dirci qualcosa? Scusa, lucciola, puoi cercare di esprimerti con delle parole? Perché noi non riusciamo a capire i segnali luminosi. Small, ci sono, ho capito chi può aiutarci, vieni con me, andiamo presto. Stai
l'aria, sta toccando le foglie. Ho capito, ma cerca no, di non tirarmi l'orecchio, va bene? Ok, ok. Twiba, Twiba, abbiamo bisogno di te. Chi va là? Chi è? Chi c'è? Ehi, ma guarda chi si vede, Big Small. Mi avete fatto quasi prendere un colpo. Non vi hanno insegnato a bussare prima di entrare? Scusa tanto se ti abbiamo svegliata, ma tu per caso sai parlare con le lucciole? Bene, nonostante mi abbiate disturbata nel pieno della notte facendomi perdere il sonno, vedrò di essere gentile. Oh, grazie mille. Vedi, Twiba, questa lucciola vuole dirci qualcosa usando dei segnali luminosi, ma noi non riusciamo a decifrarli, non conosciamo la sua lingua. Coraggio. Falli vedere anche a Twiba. Eh? Oh no, così non va bene. No, non va bene per niente. Ma questa... Ma che cosa sto dicendo? Ah, silenzio, Big. Oh, va bene, sì, sì, ho capito. Oh, sono certa che faranno di tutto per aiutarti. Solitamente sono abbastanza disponibili. Sì, sì, va bene. Oh... Questa è una cosa davvero difficile da credere. La lucciola dice che qualcuno l'ha chiusa dentro a un barattolo. È stato Big. L'hai chiusa tu nel barattolo. Si è trattato di un incidente. Ma appunto. Appunto. Insomma, qualcuno l'ha messa per errore in un barattolo, dividendola così dalla sua migliore amica. E ora non riesce più a trovarla, quindi dovete darle una mano. Se ho capito bene, dobbiamo aiutarla a cercare un'altra lucciola. Ce ne sono dappertutto, guarda. Non deve essere una lucciola qualunque, deve essere la sua amica. È l'unica che lampeggia nel suo identico modo, avete capito? Ed è... è da questo che la riconoscerete. Ah, buona fortuna, ragazzi. Per prima cosa ci servirà una matita. E per seconda un grande foglio di carta. Sì, io però te l'avevo detto di non prendere tutte quelle lucciole, capito. Big. Lo sapevo che sarebbe successo. Quante volte ti ho ripetuto non mettere le lucciole dentro un barattolo? Lasciale libere! Molto bene, Small. Io sono pronto. D'accordo. Allora, lucciola, ora devi lampeggiare più lentamente che puoi, così possiamo annotare la corretta sequenza. Anche voi potete aiutarci. Contate quante volte si illumina e trascrivetelo. Va bene. Luce, luce, luce. Luce, luce, luce. Oh, luce, 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 luce. Luce, 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 cinque volte. Luce. Luce. Luce, luce, luce. Luce, 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 luce. Luce, luce. 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 Ehi, 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 ce l'abbiamo fatta, Small. Abbiamo trovato il codice, guarda. Ok, ok, ascolta, prima lampeggia tre volte e poi cinque molto velocemente e poi una, poi di nuovo tre volte e poi ancora cinque velocemente. Oh, e poi ancora una, 3-5-1, 3-5-1. Molto bene, allora noi dobbiamo semplicemente trovare un'altra lucciola che lampeggia nello stesso identico modo. Sei pronto, Small? Ah, ho capito, prendiamo andiamo. Prendiamo questo foglio. Bene, attenzione amiche lucciole. Sei pronto? Sono pronto. Bravo. Se qualcuno tra voi brilla in questo modo, prima tre lampeggi, poi cinque più veloci e poi uno solo, è pregata di venire da questa parte. C'è un'amica che la cerca. Grazie per la vostra attenzione. Big, trovarla è impossibile. Ci saranno un miliardo di lucciole là fuori. Non ce la faremo mai a rintracciare quella giusta. Capito cosa voglio dire, Big? Sì, sì, ho capito, Small. Oh, Small. Ehi, ehi, ho avuto un'idea. Quale? E questa è una torcia gigante che avevo costruito per comunicare con le stelle. È molto luminosa. Wow! Ok. Lucciola si sta avvicinando. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Ah, 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 ah. Oh. Ciao, ciao, lucciole! Tornate pure quando volete! Di un po', l'hai visto anche tu, Big? Credo che mi trovi simpatico. Pensi che un giorno tornerà a trovarmi? Sono sicuro di sì, Small.
perdermi. Mi faresti dei segnali di luce? Ma certo. Bene. Allora vediamo, che ne dici di due lampeggi, poi uno e poi ancora tre? D'accordo, va bene. Oh, ma la sequenza potrebbe anche essere 2, 1, 4. Mi piace il 4. Va bene, 4, 2, 1, 4, va bene. Deciso. Ah, però secondo me ci vorrebbe un 5, sei d'accordo? Quindi sarebbe 2, 1, 4, 5. Sì, sì, sto. Ah, e anche un 7. 5. 2, 1, 7, 4, 5. Allora, siamo d'accordo. Questo è il nostro codice segreto, Big. Nessuno...